Radio San Marino. La radio fuori dalla radio. Con Patrizia Santini. Benvenuti nel nostro Salotto Rosso. Ho adeguato questo colore alla nostra lettura perché è una cosa di passione. Salotto Rosso. Salotto Rosso. Antonio, benvenuto ancora sì, una grazie. Volta. Giornalista, anche televisivo per San Marino Rete TV e graditissimo ospite, oltre che come esperto lettore e anche per lettore. Esperto lettore non esperto è male. Esperto lettore, mi piace. C'è il fine dicitore, esperto lettore e spesso ci porti grandi ospiti. A te la parola perché ne abbiamo uno in linea. Bene, abbiamo Fabrizio Baleani di una casa editrice piccola ma agguerritissima marchigiana. Fernandel, Fabrizio, raccontaci dell'Orecchio di Van Gogh. Perché l'Orecchio di Van Gogh? Allora, l'Orecchio di Van Gogh nasce nel 1996-97. Una storia lunga, quindi relativamente sì. Lunga. L'idea era quella di portare la biografia in qualche modo e anche in qualche modo la saggistica a un livello di compiutezza l'una con l'altra, attraverso l'altra. Tant'è vero che i titoli principali che possiamo vantare, tra virgolette, sono titoli che riguardano appunto degli autori inediti in qualche modo. Ah, cioè, beh, questo è interessante anche perché qualcuno si preoccupa di far conoscere le opere non sepolte in qualche armadio, in qualche cassetto, io insomma. Penso che ho anche una piccola collana nella quale, che si chiama Le Ossa, e che ha come sottotitolo Resti d'umanità e d'ingegno. Cercheremo appunto di essere in qualche misura scopritori di quei giacimenti, diciamo, di bellezza letteraria che molto spesso non sono così evidenti. Orecchio di Van Gogh, editoria, arte, filosofia e sociologia, quindi più o meno tutto. Esattamente. Ecco, perché questa scelta dell'orecchio? Perché si tratterà appunto di quelle cosiddette fisionomie dell'ingegno. Noi questo avevamo pensato, cioè non della pazzia, perché esatto. Il gesto di Van Gogh di tagliarsi l'orecchio è stato un gesto di pazzia, artistica quanto vuoi, ma sempre di pazzia. Se vogliamo è una forma di follia anche la nostra, nel senso che introdurre in un mercato editoriale saturo come quello attuale. Ecco, c'è spazio, questo è importante. Delle fisionomie così appunto precise, lo spazio c'è. Ad esempio, c'è spazio per due titoli che pongono al centro sia da un lato Émile Cioran, con filosofo negativo, nichilista, ma come si dice, che non crede in nulla. Insomma, è un molto piacere. Filosofo negativo per certi versi, perché il nostro Cioran, che poi è emerso anche lì dalla miopia di coloro che non l'hanno voluto pubblicare, è una specie di epistolario tra Émile Cioran e Fritz Thoma, una insegnante di liceo, che attraverso questo un epistolario ci racconta un Cioran inedito, appunto un Cioran più capace di acquisire un'illusione vitale come appunto quella amorosa. Va bene, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie infinite, grazie, buona giornata. Antonio, grazie anche a te, grazie per aver invitato una persona così interessante e poi, come dicevi, abbiamo parlato di temi importanti, abbiamo aperto un'altra porta. Alta cultura. Che non fa mai male. Certe volte serve anche quello. Cioran è un autore di aforismi soprattutto, quindi l'aforisma che contiene una sorta di saggezza immediata in poche righe, quasi come il linguaggio di Twitter oppure degli SMS.